Amici del terzo tempo, un saluto da Santo Sorgio in campo a Monterra e Ardara. Playout del campionato di prima categoria, chi vince si salva, chi perde continuerà a giocare. Squadra in campo agli ordini del signor Martinuzzi della sezione di Alghero. Antonio Atene schiera il Monterra con Soru, Mugheddu, Murru, Ruggiu, Carta, La Rosa, Mura, Simone Manca, Argiolas, Pietro Manca e Dessì. In panchina ci sono Beccu, Onida, Pinna, Mele e Trogu. Dino Palmas manda in campo questi 11: Bello, Carra, Schelo, Lepori, Pinna, Mura, Orune, Giambattista, Caneo, Santoru, Occulto e Fenu. A disposizione, oltre il mister Palmas, Matteo Caneo, Fogarizzo e Latte. Giornata primaverile qui a Santo Lussurgio, discreta cornice di pubblico, complice la giornata di primo maggio. I padroni di casa in maglia a strisce rosso-blu, gli ospiti in completo bianco-rosso. La punizione affidata a Pinna, specialista dei calci piazzati. La fiondata alta! Scambio in velocità, Orune, Occulto, il destro, palla che sorvola la traversa. Attenzione, l'arbitro va da Atene, espulso l'allenatore del Monterra, l'assistente gli ha riferito qualcosa. Simone Manca, bella l'apertura sulla destra, Mura, in mezzo, Orgiola, salvolo, Mureato, prima chance per il Monterra. Ancora Matteo Mura, insiste sulla destra. Centralmente Pietro Manca, il velo, Argiolas, la bomba, gol! Monterra in vantaggio, Ivano Argiolas ha trovato il varco giusto, il bomber di Uniferi sblocca il punteggio, 1-0. Corune se ne va, Occulto danza con la palla, c'è Chelo, è segnalazione di fuorigioco, poi Chelo mette dentro, attenzione, rivediamo. Era regolare in alto a destra, un difensore teneva in gioco Chelo. Argiolas fa salire la squadra, possibilità di contropiede. Vede Pietro Manca. Servito, singola verso la porta, Manca. Converge il tiro, respinto, palla ancora buona, niente da fare. Occulto, sempre lui. Numero, il lancio per Santoru è solo alto, incredibile l'errore sotto misura di Santoru. Sulla palla Simone Manca, in porta, salva Bello, arriva Dessì, alta, nuova occasione per il Monterra. Palla riconquistata, subito in avanti, Argiola, scatta Pietro Manca, a tu per tu col portiere, fuori, quanto sta sprecando la squadra di Atene. Mura, Dessì, stop in corsa, punta verso la porta. In mezzo, Argiolas, ribattuta. Arriva Mura, 2-0 del Monterra. Matteo Mura la mette all'angolino. Azione tamburiggiante della squadra di casa, finalizzata al meglio. Doppio cambio nelle file dell'Ardara, in campo Fogarizzo e Latte. Palmas rimescola le carte per recuperare due gol. Pietro Manca, in aria, Mura, la mette in mezzo, Argiolas, traversa. Non è finita, un altro cross, attenzione, contatto, calcio di rigore, l'arbitro ha visto forse un fallo di mano. Pietro Manca contro Bello, parte, Manca, gol, e sono 3-0 del Monterra, si fa dura per l'Ardara. Occulto, il tocco elegante per Orune, Sincuni in aria, al volo, miracolo di Soru, azione ancora viva, sempre Orune, alta, che parata del giovanissimo portiere di casa. Possibilità di affondare, Argiolas viene attaccato, gli rubano palla, Lepri, fallo da dietro, attenzione, arriva l'arbitro, rosso diretto per Argiolas, Monterra in 10. Latte, lo scambio con Occulto, il cross a vuoto, solo un gol, accorcia le distanze l'Ardara, dovrebbe essere stato Fogarizzo a mettere nel sacco, 3-1, partita riaperta. Offre la difesa Mura, in mezzo non c'è nessuno, attenzione, si fa male un giocatore, sportivamente Manca lascia uscire la palla, bel gesto quello del numero 10 del Monterra.
Pietro Manca cambia gioco dall'altra parte, c'è De Sì, posizione regolare, se ne va De Sì, il tiro fuori, mira imprecisa. Fogarizzo, sventagliata, buco, attenzione Palmas, si gira atterrato, calcio di rigore, distrazione pagata a caro prezzo, l'arbitro non ha avuto esitazioni indicando il dischetto. Pinna contro Soru, gol 3-2, l'Ardara ora è un passo dalla rimonta, la partita è cambiata dopo l'espulsione di Argiolas. Occulto, Puntamurru, contatto, ancora rigore, secondo penalty per l'Ardara. Ancora Pinna, il tiro da gol, non cambia l'angolo, 3-3, pareggia la squadra di Dino Palmas, sotto di 3 gol, è riuscita nell'impresa di riacciuffare il risultato. Che partita amici! Siste l'Ardara, cerca il quarto gol, Lepori, in aria, esce solo, attenzione, il pallonetto, c'è un compagno libero fuori gioco, l'assistente ha alzato la bandierina. E non c'è più tempo, si va ai calci di rigore, finisce 3-3. Tre gol non bastano al Monterra per salvarsi, la rimonta dell'Ardara si conclude con l'uomo in più.